Il 23 dicembre siamo in presenza dell'ultima antifona maggiore, che così recita: O Emanuele, nostro re legislatore, speranza delle genti e loro salvatore, vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. Il Signore Gesù, nell'ultimo giorno delle antifone maggiori, è chiamato con il titolo con cui sarà poi riconosciuto per il resto della storia: l'Emanuele, il Dio con noi. Emanuele che è Dio, ma è anche nostro re e legislatore. Dicendo queste parole, la liturgia riconosce al Signore il potere di legiferare. Che significa legiferare? Significa avere potere normativo sulla nostra vita. È una consegna questa del 23 dicembre. È una consegna della nostra umanità al potere di Cristo, il quale può dirci delle cose, può orientare la nostra vita, può farci compiere delle scelte sulla base della sua volontà, abbracciando però sempre e comunque la nostra libertà. Il 23 dicembre si chiude con queste parole: vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. Ormai siamo nell'imminenza della celebrazione della veglia e sentiamo urgente il bisogno della salvezza per l'evento dell'Incarnazione. Vi ringrazio per avermi seguito in questi giorni, ho offerto una semplice e breve spiegazione per nutrire la spiritualità di questi giorni così densi e importanti. Vi ringrazio per avermi seguito in questi giorni, ho offerto delle piccole meditazioni molto semplici per accompagnare la spiritualità così densa di questi giorni importanti per la nostra vita di fede. Siamo nell'imminenza della veglia, quindi stiamo per celebrare l'evento dell'Incarnazione, l'evento così bello del Natale. Ragion per cui vi auguro un buon Natale, perché possano essere questi giorni pieni di presenza del Signore, pieni di relazione con Lui. Ancora buon Natale a tutti.